Ville storiche e giardini contemporanei, oratori segreti, archivi, atelier, palazzi e residenze private normalmente chiuse al pubblico. Dall'8 al 30 settembre la Firenze più affascinante e inconsueta aprirà le porte per la seconda edizione del Festival delle Associazioni Culturali Fiorentine. Più di un mese di eventi e oltre 40 realtà coinvolte tra visite guidate, concerti, cinema, teatro, conversazioni e approfondimenti su arte, letteratura e storia in 34 luoghi della città. È una cittadinanza attiva della cultura, quindi cittadini che dal basso appassionati si offrono come veicolo di conoscenza di tanti momenti della nostra storia e si riaprono luoghi, si fanno conoscere luoghi che spesso sono chiusi. Quindi davvero io invito tutti a partecipare a questi momenti di incontro, perché la cultura sicuramente unisce, è un ponte verso anche culture diverse e crea coesione sociale, crea presidio e quindi un momento importante, credo che questo settembre sia straordinario, credo che sia proprio il mese della cultura, ci saranno eventi ovunque, aperture di mostre molto importanti anche sul contemporaneo e poi appunto queste tante associazioni che da anni si sono messe insieme facendo un grande lavoro di connessione e di squadra.